Io ho conosciuto Maria Antonietta anche Francesco grazie a mia moglie. Ho conosciuto due persone di grande intelligenza, di grande garbo e di grande straordinaria delicatezza. Leggerezza, ha detto Maria Antonietta, e leggerezza è proprio il senso di questo libro. Trovo anche in qualche modo indicativo che entrambe abbiano parlato di un caffè che le ha fatto conoscere. La letteratura racconta che il cacao e la cioccolata è reazionaria, la beveva il giovane signore. Racconta invece che il caffè è progressista e nervoso. Basta pensare al caffè illuminista e ai nostri cani verdi. Non è un caso quindi che questo libro sia anche un tentativo di scrivere una storia con garbo del progresso. È una delicata, graziosa, aggraziata fiaba. Come tutte le fiabe, quindi, ha un lieto fine. Un tempo, quando la cultura era veramente una cosa seria, sui giornali si incontravano e si scontravano grandi personaggi. Negli anni 70 ci fu una bella discussione a proposito di miti e fiabe fra Calvino e Sanguinetti. Era un'epoca dove non ci sarebbe sognati di ottenere un sì dicendo che si faceva schifo, perché si sarebbe stati subito cacciati dal Parlamento, ma invece in 40 anni abbiamo guadagnato questo. Si capisce perché cosa voto. In una risposta a Sanguinetti, Calvino diceva: sai qual è la cosa interessante della fiaba? La cosa interessante della fiaba è quella parte in cui il personaggio nobile ad un certo punto decade, finisce, crolla, finisce nel baratro. Poi si risolleva e tutti siamo soddisfatti. Ma in realtà questo crollare, questo precipitare ci ricorda che è successa un'ingiustizia, che qualcosa nel mondo è andato storto, che qualcosa nel mondo è andato come non doveva andare. Poi più o meno siamo gratificati dalla fine, ma intanto è importante ricordarsi questo. E questo è il senso di questo libro. Naturalmente, una fiaba, ho pensato subito, i personaggi si perdono, fanno qualche marachella, come insegna Cappuccetto Rosso, che non obbedisce alla mamma, e poi devono recuperare la loro condizione iniziale. Qui in realtà la buona parte dei personaggi non si perde, ha sempre forza d'animo e si dà sempre da fare. Qui i personaggi hanno nomi altisonanti che ricordano gli eroi della fiaba. L'incantato architetto che viene incontrato nella parte finale si chiama Adelaide, in tedesco di nobile stirpe. Amira è principessa. Quindi anche hanno nomi che ricordano la fiaba, ma non si perdono. E allora chi è il vero protagonista che si è perduto? È Palermo. Non a caso il luogo che è stato scelto ha un nome significativo, l'Eletta, la Purificata, la Calza, che si trova in una condizione di degrado, di sfacelo, di perdizione. C'è un uomo che è andato lì, anche lui ha cambiato condizione da medico affermato e diventato prete. C'è un uomo che è andato in questo luogo, non riesce da solo in qualche modo a risollevare la faccenda. Si dà da fare, ma resta isolato. Molti dei nomi di questi personaggi hanno richiami fiabeschi, come vi ho detto, ma anche richiami chiaramente biblici, o se volete, del Nuovo Testamento, Giuseppe, Giovanni, Pietro. Quindi siamo dentro un clima di quasi metafisica resurrezione, o di edenico ritrovamento del diamante perduto. E il diamante perduto è questo magazzino della Calza. Per metonimia, il diamante perduto è Palermo. Se voi guardate la storia di tutte le città, di tutti i luoghi del mondo, in genere, come insegnano gli storici, c'è sempre un evento cardine che stabilisce la nascita di questa città.
E questo evento cardine è sempre un evento di liberazione, di rivolta, di inizio, di cacciata dello straniero, di ripresa del pensiero migliore. L'esempio che possiamo fare, basta pensare al contemporaneo, è quando i coloni gettano il tè a mare nel caso della rivoluzione americana, o, simbolo per antonomasia, la presa della Bastiglia, che cambia e fa nascere il moderno e fa nascere la nuova Francia. Ahimè, a proposito di luoghi comuni, come diceva Francesco, se pensiamo a Palermo, gli eventi fondatori sono sempre mancanze, sono sempre sconfitte, sono sempre scommesse perdute, sono sempre uomini ammazzati, sono sempre stragi. Da Portella della Ginestra la Sicilia piange la mancanza di un evento che ha trasformato la sua storia. Vede, la scommessa di tutti questi personaggi che si mettono insieme e che hanno il ruolo, paradossalmente, di una fiaba, è il ruolo dell'aiutante. C'è il protagonista che incontra sempre quelli che con una bacchetta magica, con una intuizione, con un'amicizia, con un getto di dadi gli cambiano la condizione. Tutti questi 10 aiutanti cambiano in virtù di un incontro, di un reciproco guardarsi in volto, di un reciproco aiutarsi, di un reciproco tendere l'un l'altro la mano, cambiano la situazione di questa città. È citato all'interno di questo testo un importantissimo teologo, anche un grande filosofo, che è Martin Buber. Martin Buber faceva, lo dirò in maniera molto semplicistica, quindi scusatemi, faceva una grande differenza fra il rapporto io-ciò e il rapporto io-tu. Il rapporto io-ciò è il rapporto con l'oggetto, è il rapporto della conoscenza, è il rapporto del sapere, è il rapporto della comprensione, importantissimo, lui diceva, ma come dice la stessa parola, se ci pensate, un momento, comprensione significa anche prendere, afferrare qualcosa, impadronirsene. Il rapporto io-tu è il rapporto per antonomasia con l'altro, con l'alterità. Non a caso il rapporto io-tu per Buber è il rapporto essere umano-Dio, che non può essere messo in nessuna parola. È il rapporto che garantisce in qualche modo l'esistenza assoluta dell'altro. È il rapporto che garantisce in maniera estrema la donazione nei confronti dell'altro. È il rapporto che garantisce in maniera assoluta l'ascolto dell'altro. E questa, se ci pensate, l'etimologia della responsabilità è dare una risposta a qualcosa. La risposta che queste 10 persone, ognuna in maniera diversa, dà, ma tutti alla fine tendendo all'estremo scopo, è una risposta verso l'altro. Questo centro che nasce è un centro per l'altro. Una delle indicazioni notevoli di questo libro è il fatto che Don Paolo accoglie anche coloro che sono di un'altra religione senza chiedere né perché né per come né di convertirsi. Accetta pienamente l'esistenza dell'altro. È possibile anche che un giovane scapestrato mariuolo di buon cuore che deruba i passeggeri sul treno possa diventare un insegnante di calcio, di un timido, un po' rassegnato e sicuramente ombroso, Rashid, cioè di un timido arabo. Una delle cose che contraddistingue il rapporto con la Sicilia è quello che avete sentito pronunciare più volte, l'idea dello stagno, l'idea del fatto che questo sia un pantano che non si può trasformare. In realtà, come ho detto, come anche a volte ho scritto, la Sicilia spesso è all'avanguardia in tante cose. Dico sempre, e mi piace ripeterlo, questa è la terra del 61-0 e del momento in cui si mette da parte Berlusconi. È successo prima del 61-0 e poi per primi in Sicilia abbiamo messo Berlusconi, non va bene, lo stesso Micci che si separò per un certo momento da Berlusconi e diceva che non andava bene. Paradossalmente sappiamo essere anche in qualche modo all'avanguardia, ma soprattutto siamo una terra che in qualche modo, come dice un altro grande filosofo contemporaneo, che è Habermas,
sa mettere in crisi l'idea del moderno. Il progresso, come ci insegnava Verga, nella sua strada ha sterminato tante persone. Le ha lasciate soccombere. Lo sguardo della Sicilia, forse uno sguardo un po' disincantato sicuramente, un po' scafato, ma che sa anche guardare le pecche del moderno. E in qualche modo, in questi personaggi timidi, non particolarmente eroici, ma che hanno qualcosa che contraddistingue, la volontà. La volontà di non arrendersi al già detto, al già fatto, al già consumato, al già commissionato, al già indicato. Hanno questa volontà e allora possono riuscire a cambiare qualcosa. Il nostro tempo ha una maledizione, io la chiamo così, può darsi che qualcuno vada bene, non lo so, una estrema maledizione. Sembra un tempo di estremo rigoglio dell'individualismo. Ognuno deve fare da solo, ognuno se la cavi da solo. La comunitas non esiste più. Uno prende armi e bagagli e quello che riesce a fare fa, e se ahimè ti verrà premiato. Così ti fanno credere. D'altro canto però, se non fai parte di un certo gruppo, non ce la fai. Se il tuo individualismo non viene accettato dalla moda sociale, non riesci a vincerla. Tutti i personaggi di questo racconto a più voci hanno il merito di ricordarci che è possibile cambiare qualcosa anche non stando ai giochi. È possibile cambiare qualcosa anche rifiutandosi di riprodurre quanto viene caldeggiato da ciò che ti sta intorno. Se Don Paolo è solo, come fu in fondo se ci pensate a Puglisi, se è solo nel quartiere, è vero però che paradossalmente da altri luoghi, persino da un'altra città, giungono persone che possono aiutarlo. Anche questo è un altro punto fondamentale del libro: essere stranieri rispetto al proprio tempo. Non è un caso che molti dei personaggi sono stranieri. Essere stranieri rispetto alla propria epoca, al proprio tempo, significa pensare di più. Uno dei modi più ovvi per stare al proprio agio con l'epoca è lasciare che l'epoca pensi per te. Questi personaggi cercano di pensare di più. Cercano di non accettare il trend dell'epoca e riescono a cambiarlo. È facile? Sarà sempre così facile? Se non fossi in una fiaba, accadrebbe allo stesso modo? Il fatto che qualcosa esista e non sia semplicemente pensato mi ha sempre fatto pensare, scusate la ripetizione, che non è impossibile. Il fatto che qualcuno decida di bandire un corso di scrittura, che la gente venga, che la gente scriva, che la gente si accapigli, si ascolti, si corregga, si trasformi e qualcosa viene gettato nello stagno, mi fa pensare, mi fa credere, come credo da sempre, che è possibile essere stranieri al proprio tempo e modificarlo in qualche modo. Un'ultima cosa, e chiudo per non farla troppo lunga. L'incontro e il lavorare insieme. Personalmente non sono mai stato favorevole alla scrittura collettiva. Sono sempre uno che chiede che tu sia responsabile in prima persona. Quindi l'autore non è semplicemente qualcuno che aumenta qualcosa, ma è qualcuno che si dà come responsabile. Anche i miei maestri degli anni 60, bastate che pensate a Derrida, a Foucault, quando dicevano che l'autore è morto, non potevano però non nascondersi una cosa. Nascondersi, cioè il fatto che l'autore nasce quando può essere messo in prigione. Non c'è più la narrativa popolare, c'è qualcuno che si prende in carico quello che ha scritto, sfida anche il sapere del tempo e rischia di essere messo in prigione.
per questo, perché viene individuato. Però, leggendo questo libro, rileggendolo, che avevo letto quando è stato consegnato, leggendolo adesso di nuovo, trovo che c'è anche un delicato gusto e un delicato piacere nel mischiare le parole, nel mischiare gli stili, nel raccontarsi brani di storie e collegarli, e nel tracciare alla fine un unico percorso. Consiglio dunque questo libro, oltre che per il suo garbo, la sua delicatezza e la sua intelligenza, perché ci insegna che è possibile che il racconto sia insieme personale e scambievole, perché ci insegna che il racconto sia un recitarsi continuamente, e mentre ci recitiamo allarghiamo il nostro sapere. Scritture di scritture, diceva Maria Antonietta. Sapete che da tanto tempo la critica letteraria suppone in fondo che non si faccia che riscrivere sempre lo stesso libro, che ognuno risponde al libro precedente, che ognuno crea un mondo parallelo su cui continua a scrivere e riscrivere. Nessun libro può esprimere il dolore reale. Nessun libro avrà la forza di una persona che ha affrontato il deserto, è stata in un treno dove l'hanno insultata, come avviene qui, o dove hanno insultato i propri figli, vivrà una vita faticosa, vivrà una disperata esistenza cercando di sbarcare il lunario. Nessun libro avrà la stessa forza di una vita vera, ma il libro ci permette di mediare rispetto al reale, ci permette di raccontare le mancanze del reale, ci permette di immaginare un possibile diverso al reale, ci permette di fare dell'immaginario una realtà. Non ci fossero queste pagine scritte, non ci saremmo noi dietro questo tavolo e voi di fronte a noi. Non si fosse, si sia credenti o non credenti, adesso non mi importa, non ci fossero state persone che raccontavano i Vangeli, non ci sarebbero state chiese, preti, libri su libri. Quindi queste parole, col garbo con cui sono scritte, ci insegnano che il possibile è sempre recuperabile.